Buonasera dalla redazione di Canale 3, di nuovo ben ritrovati con il nostro telegiornale. Apriamo parlando di cronaca. Vigili del fuoco del Comando di Siena che sono intervenuti questa mattina su segnalazione della Prefettura ad Abbadia San Salvatore, località Fonte Passante, per ricercare una persona dispersa. Sul posto, insieme alla squadra di Piancastagnaio, anche un'unità cinofila. L'uomo che sarebbe ancora ricercato si è allontanato di casa nella giornata di ieri. Ancora non avrebbe fatto ritorno. Ancora la cronaca, ci spostiamo in Valdelsa, traffico in tilt questa mattina sulla strada regionale 429 di fronte al distributore di benzina in prossimità dell'uscita nord di Poggibonsi, un carico pesante che ha fatto cedere l'ammortizzatore di questo camion che ha rischiato appunto di far ribaltare completamente. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi da Castel Fiorentino insieme ai carabinieri di Barberino Valdelsa e per tutta la mattinata si è registrato un traffico intenso in tutta la zona. Durante le celebrazioni per i 204 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri alla caserma di Viale Bracci, ieri sera è stato tracciato un bilancio dell'anno operativo appena trascorso con i risultati che sono stati conseguiti. Sono circa 600 i carabinieri del comando provinciale che sono distribuiti in 56 presidi a protezione degli oltre 270.000 cittadini che risiedono e lavorano nel territorio. In tutto il territorio senese. Allora andiamo a sentire un breve stralcio del messaggio che ha lasciato il comandante provinciale. È oggi una giornata speciale per la nostra istituzione. I carabinieri, così come recitano le regge patenti del 13 luglio 1814, nacquero come corpo di militari con il compito di garantire il rispetto delle leggi sin nelle località più remote del nostro amato paese, distinguendosi dal resto delle truppe dell'armata piemontese per buona condotta e saviezza. Sono trascorsi più di 200 anni da quel 13 luglio del 1814. I carabinieri hanno svolto la loro opera prima nel Regno di Sardegna e poi in quello d'Italia. Sono passati per il fascismo e dopo la guerra di liberazione hanno accompagnato la vita della Repubblica. All'orgoglio della memoria si aggiunge oggi la fierezza del presente per un'investitura che il Parlamento ha inteso rinnovare nel 2000 con una legge che ha confermato l'attualità dell'ordinamento militare dell'arma e la sua piena rispondenza ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che da sempre costituiscono l'impegno fondamentale dei carabinieri al fianco delle altre forze di polizia. Ogni risultato che conseguirete sarà giusto nutrimento per quell'identità in cui tutti i cittadini credono. Di contro, ogni vostra mancanza sarà un documento non solo per l'intera istituzione, ma anche per la stessa società in cui vivete, per i giovani che vi guarderanno con luce diversa, non riuscendo più a identificarsi in quei valori di cui tutti quanti noi siamo latori e che ispirano la giusta, progressiva crescita di una società. Concludo stringendomi con tutti voi, miei carabinieri, in un ideale abbraccio, esteso anche ai militari che in questo momento sono ricoverati in luoghi di cura e che non possono gioire per questo giorno. Un ideale abbraccio anche alle vostre famiglie, che con voi, intimamente, come avevo già sottolineato, condividono ansie e preoccupazioni, ma pure gioie e soddisfazioni, orgogliose di ciò che avete fatto e di ciò che fate. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva la città e la provincia di Siena, viva l'Italia! In tema di sicurezza, questa mattina è stato registrato un furto in pieno centro ad una insegnante della Scuola Superiore di Siena che è stata derubata all'interno di un negozio del centro in via Montanini. Mentre si stava provando alcuni abiti, la donna si sarebbe accorta che dalla borsa le era stato sottratto il portafoglio che conteneva i soldi, il bancomat e documenti personali, borsa che era chiusa e ben in vista. L'insegnante si è recata immediatamente in questura per sporgere denuncia.
Parliamo di lavoro dopo una settimana di presidio giorno e notte al Mercatone 1 di Colle Valdelsa. Oggi inizia ufficialmente la cassa integrazione che durerà fino a gennaio 2019 per 50 dipendenti. Di questa situazione si è discusso oggi anche in Consiglio regionale a Firenze, dove il presidio dei lavoratori di Colle è continuato proprio durante la fase della votazione della mozione che è stata presentata da Forza Italia, da Maurizio Marchetti. La mozione, ha detto il consigliere di Forza Italia, impegna la giunta regionale ad attivarsi presso tutte le sedi opportune con gli interlocutori coinvolti nella cessione per accertare a quali eventuali ricadute andranno incontro in Toscana i punti vendita di Mercatone 1 e implica anche che questo significherà adoperarsi e mettere in campo ogni competenza per assicurare la piena tenuta occupazionale dei dipendenti operanti in Toscana, in modo particolare nei distretti di Altopascio, Lucca e Colle Valdelsa. E c'è un'altra situazione sul piano occupazionale che fa sicuramente preoccupare ed è quella della Whirlpool di Siena, una situazione che sta sempre più precipitando. Il piano industriale triennale che è stato presentato infatti ai sindacati nei giorni scorsi è stato annunciato con 143 esuberi che sarebbero da gestire nel prossimo anno. Un problema davvero impellente che riguarda una ridotta produttività dello stabilimento senese dove si è visto repentinamente abbassare le ore e anche gli stipendi degli operai. La Whirlpool ha dichiarato in una nota stampa alla Cobas: faccia il suo dovere imprenditoriale fino in fondo, altrimenti l'impianto si esaurirà. Cambiano le regole per quanto riguarda la movimentazione degli animali, ci saranno delle novità e anche degli aggiornamenti che dovranno seguire i proprietari dei cavalli in vista anche del prossimo palio. Viola Carignani dedicherà a questo tema un approfondimento per capire meglio quali saranno le regole sempre più digitali e come sarà la procedura online di registrazione di quello che finora era conosciuto come il foglio rosa per il trasporto dei cavalli. Per tutti i dubbi ci si può comunque rivolgere presso la propria ASL di competenza. Nel 2016 c'è stato un decreto che non riguardava solo gli equidi ma tutti gli animali, che obbliga, era operativo dal settembre, tutti i proprietari di animali, parlo di bovini, ovini ma anche equidi evidentemente, a compilare un modello 4 elettronico in luogo di quello cartaceo che si faceva finora, esattamente come ha detto lei. È chiaro che la possibilità di fare un modello 4 per via telematica poggia sul fatto che l'animale sia inserito in una banca dati unica, che è quella banca dati, il BDN che le dicevo prima. Quindi la possibilità di fare il modello 4 elettronico, che è una norma e quindi è un obbligo per tutti gli spostamenti d'animale ad eccezione di alcuni minori, diventa problematico per coloro che non hanno l'animale inserito in banca dati. Quindi io porto i libretti dei miei cavalli a voi e voi me li caricate nella banca dati? Questo è quello che dovrebbe accadere, stiamo semplicemente aspettando rispetto a questa normativa il decreto applicativo che doveva uscire entro 6 mesi, 180 giorni da quello che ho citato, 6 mesi sono giugno, stiamo aspettando. Parliamo di spettacolo, il progetto dei teatri a Siena per la stagione 2018-2019 torna con il segno più, un titolo in più rispetto allo scorso anno per prosa, danza e visioni contemporanee. Un impegno per l'amministrazione comunale insieme a Fondazione Toscana Spettacolo Onlus che di anno in anno cresce sempre di più. Il cartellone è stato presentato oggi in conferenza stampa al foyer dei rinnovati ed è sempre più ricco e all'altezza delle aspettative di un capitale culturale come Siena. Sono 9 i titoli di prosa per le compagnie più rappresentative della scena nazionale, 3 appuntamenti con la danza d'autore, 5 proposte di visioni contemporanee e infine 5 appuntamenti dell'amatissimo teatro Ragazzi di Fa Volare. Ci spettiamo a Poggibonsi a proposito di spettacolo, domani sera infatti la scuola dell'infanzia, il Picchio Verde del comprensivo 1 sarà protagonista di un fine scuola del tutto particolare con una recita in cui anziché i bambini saranno protagonisti questa volta le insegnanti e le famiglie.
Sarà un fine scuola davvero divertente, ricco di tante sorprese, quello che coinvolgerà i bambini della scuola dell'infanzia Il Picchio Verde di Poggi Bonzi. Le insegnanti, insieme ai genitori che sono stati coinvolti nel progetto, metteranno in scena domani sera, giovedì 7 giugno alle ore 18, presso il Cinema Garibaldi di Poggi Bonzi, un vero e proprio spettacolo con tanto di costumi e scenografie realizzati grazie alla buona volontà, alla creatività e al tempo messo a disposizione da chi ha partecipato attivamente alla realizzazione di Pierino e il Lupo. I bambini sanno di questo spettacolo che ci sarà appunto a Garibaldi giovedì 7 giugno, però secondo me non si rendono ancora conto che gli attori sono i loro genitori. Sanno di questo spettacolo, ma sarà una grossa sorpresa. Ho messo tanto impegno, però devo ribadire la collaborazione dei genitori che ci sono stati sempre accanto, ci hanno aiutati per le scenografie, ci hanno aiutato per i costumi. E credo hanno cominciato un po' in sordina, un po' intimiditi dalla situazione, però via via le prove sono riuscite sempre meglio e abbiamo riscontrato un impegno e soprattutto un divertimento da parte dei genitori che noi e loro stessi non si aspettavano. Durante le prove abbiamo avuto, appunto, come aneddoto, abbiamo avuto genitori bravissimi. Abbiamo il nonno che mette del suo nelle battute, che cerca di fare delle battute, quindi cose anche estemporanee. Abbiamo un lupo lo stesso accattivante, poi tutti si sono prodigati. Un vero e proprio patto educativo scuola-lavoro, quello nato tra i genitori, nonni ed insegnanti della scuola materna, che si sono messi in gioco tutti quanti per questo spettacolo, vestendo i panni di registi, costumisti, coreografi, coordinando un laboratorio finalizzato alla messa in scena dello spettacolo che ha aperto le porte del Picchio Verde alle famiglie per le prove settimanali. È stata un'esperienza molto bella. L'abbiamo pensata come un'iniziativa, un regalo per i nostri bambini che questa volta sono spettatori e che è un'iniziativa che coinvolge le famiglie e realizza quello che è l'obiettivo che si prefigge anche l'istituto comprensivo. La scuola dell'infanzia può funzionare. È una scuola esperienziale, una scuola aperta alle famiglie, una scuola accogliente, una scuola che, diciamo, educa giocando. Il gioco è alla base, diciamo, di tutte le nostre attività quotidiane e delle nostre giornate. Appuntamento domani 7 giugno alle ore 18 al Cinema Garibaldi di Poggi Bonzi per Pierino e il Lupo. Adesso lo sport. Ieri sera all'Hotel Garden una bella serata all'insegna appunto dello sport, soprattutto del calcio, e la premiazione di valori importanti come quelli dello spirito di squadra, del senso di appartenenza e della sana competizione. Briglia d'oro 2018 al tecnico del Genoa Davide Ballardini, il mister vincitore della 26ª edizione di questa manifestazione calcistica, ha ricevuto il premio che l'associazione allenatore calcio della sezione di Siena ha voluto dedicargli come riconoscimento per le tattiche e le strategie di campo volte a valorizzare la qualità dei giocatori. Sentiamo Giuseppe Ingrosso. Mister Davide Ballardini, il vincitore della Briglia d'Oro 2018, cosa significa per lei questo premio? Cosa significa per lei venire a Siena? Significa aver guidato bene, perché mio padre aveva dei cavalli e quindi io pulivo cavalli e briglie, e quindi vincere questo premio vuol dire che siamo stati bravi e abbiamo guidato bene. Una stagione nel Genoa, insomma, premiato anche per quello che ha fatto, insomma, una stagione un po' complicata, ma alla fine è arrivata una giusta salvezza. Insomma. Sì, è vero, molto complicata ma molto ricca di momenti piacevoli, quindi siamo contenti per quello che è stato fatto, ma finisce qua. Lei era stato a Siena ovviamente anche in altre precedenze per scontrare appunto la Robur, allora era in Serie A, si ricorda qualche momento di questi incontri passati? Come no, me li ricordo bene, perché il Siena era una squadra che aveva sempre dei giocatori importanti, poi naturalmente aveva dei dirigenti, degli allenatori anche capaci, competenti, quindi tanto
io credo che prima o poi, più prima che poi, il Siena tornerà a quei livelli. Potrebbe avvicinarsi già quest'anno, non so se sta seguendo i playoff della Serie C, ha vinto all'ultimo tuffo con la Reggiana e adesso la semifinale col Catania. Sì, sto seguendo e ho seguito anche il campionato, che il Siena si era giocata fino alla fine, no? Con il Livorno, quindi penso che purtroppo la semifinale Siena-Catania siano le due squadre più attrezzate. Una finale anticipata? Ho paura di sì. Una domanda sul passato, è stato vicino mai alla panchina della Robur? Se non ricordo male. Okay, perché c'erano qualche rumors, ma alla fine si dice tante cose. No, venivo quando non lavoravo, abitando a Ravenna, venivo spesso venivo con mia moglie anche a vedere le partite qui a Siena. Romano Perini, presidente della sezione di Siena dell'AIAC, questa serata che ormai sta diventando un gran galà del calcio senese, si sta allargando sempre di più anche quest'anno la collaborazione ancora più proficua con Sky. È arrivato Ballardini, ma insomma sempre grandi nomi e grande entusiasmo attorno a questo evento. Sì, mi sembra anche stasera dall'affluenza delle persone questa manifestazione crea sempre più curiosità, anche perché riusciamo ogni anno a introdurre qualche novità. Quest'anno abbiamo introdotto questa collaborazione con una conduttrice e presentatrice di Sky, che si spera ci sia una collaborazione anche in futuro. E Ballardini era uno di quegli allenatori che ci eravamo riproposti di premiarlo. Quest'anno abbiamo trovato, diciamo, la possibilità, tramite, lo ringrazio anche pubblicamente, il direttore sportivo Perinetti ci ha dato una mano a portarlo qui a Siena, quindi ci ha fatto molto piacere. Mancava nell'albo dei premiati Ballardini e è andata ad aggiungere un tassello dei premiati. A Siena è attesissima la prima edizione della Ego Handball Cup, il torneo internazionale di pallamano che si svolgerà al Palaestra dal 27 al 29 luglio. La presentazione ufficiale di questo evento è avvenuta a Firenze con un testimonial d'eccezione prestato alla pallamano dal rugby. Stiamo presentando oggi la Ego Handball Cup 2018, che si giocherà a Siena il 27, 28 e 29 luglio. Che torneo sarà? Il torneo avrà le migliori squadre europee, avrà una squadra tedesca, Bundesbach, che nell'ambiente della pallamano è la seconda società più rinomata europea, poi ci sarà la squadra francese dell'USAM, che sono vice campioni di Francia, poi ci sarà il West Vienna, che è la principale squadra austriaca, e poi ci saranno due squadre, sia una squadra danese sia una squadra norvegese, che completeranno insieme alla Egotta Varnelle, completeranno le sei squadre che parteciperanno al torneo dal 27 al 29. Sarà un torneo di richiamo non solo a livello nazionale ma internazionale, quindi penso che sia un'occasione unica in Italia avere raggruppate squadre del genere, che oltretutto non verranno solo a fare il torneo ma verranno a Siena anche a fare la preparazione, quindi saranno con il massimo organico a loro disposizione. Martin Castrogiovanni, dal rugby alla pallamano come testimonial, il perché di questa scelta? Come testimonial, bene che l'hai detto. Niente, è stato con Marco, ci siamo trovati, mi hanno cercato, sono molto onorato, soprattutto per quello che hai detto prima, per le cose che mi hanno cercato, e quando uno fa sport penso che vuole essere riconosciuto anche per questo, no? E sono molto, molto contento di essere, diciamo, testimonial di un torneo che ambisce molto soprattutto a far crescere la pallamano in Italia. Ecco, quanto è importante il ruolo di uno sportivo come te, che ha trascorso in nazionale, nel trasmettere valori che tra rugby e pallamano sono molto simili? Beh, tutti abbiamo una responsabilità di portare rispetto alla cosa che ci ha fatto diventare quello che siamo, che è lo sport, e penso che ce lo dobbiamo, perché grazie allo sport oggi io sono qui e sono quello che sono, allora devo tutto allo sport.
E al Palestra un altro grande appuntamento con gli azzurri del grande volley impegnati nell'ultimo test match prima del mondiale in programma il 6 settembre dove la nazionale italiana di pallavolo giocherà proprio nel palazzetto dello sport della città del Palio, un'importante e prestigiosa amichevole internazionale contro la Cina, e servirà questa gara per ultimare la preparazione in vista dei prossimi mondiali di volley. Diamo adesso la linea a Giuseppe Ingrosso, che è in diretta per noi per seguire l'appuntamento più importante forse per la Robur, che prosegue in questo cammino. La sfida questa sera è contro il Catania, una sfida casalinga. A te Giuseppe. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo l'appuntamento in diretta sulla nostra rete questa sera alle 21 con Siena Risponde, i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative a Siena del 10 giugno saranno nei nostri studi televisivi in diretta per parlare ovviamente del programma elettorale, ma anche proprio per seguire insieme la diretta del Siena, come abbiamo sentito dalle parole di Giuseppe, che sta per giocare questa importante partita contro il Catania in questa sfida casalinga. Appuntamento allora con Siena Risponde alle 21 su Canale 3. Davvero tutto, la linea passa al Consorzio Lamma per le previsioni del tempo. Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine sinottica ci mostra un'area di bassa pressione sulla Spagna che tenderà ad avvicinarsi all'Italia, che nella giornata di venerdì porterà condizioni di maltempo. Ma andiamo a vedere le condizioni meteo nel dettaglio. Per la giornata di domani, in mattinata cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio incremento della nuvolosità in particolare nelle zone interne dove non si escludono rovesci e locali temporali. In serata tendenza ad ulteriore incremento della nuvolosità. Venti deboli o al più moderati di maestrale, mari mossi, temperature massime in ulteriore elevamento con punte di 29-30 gradi nelle zone interne di pianura. Per quanto riguarda la giornata di venerdì, condizioni di marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi un po' su tutta la regione, venti ancora prevalentemente di maestrale sulla costa, deboli variabili nelle zone interne, mari a tratti mossi in particolare a nord dell'isola d'Elba, temperature in sensibile diminuzione. Con questo concluso, auguro a tutti voi una buona serata.